Vi ritrovate ragazzi sul canale di Gellots, un nuovo episodio della nostra partita in Erzo Fire 4 con la Grande Italia. Come sempre ragazzi, inizio episodio vi invito a lasciare un like per sostenere la serie e il canale. Se volete potete abbonarvi per vedere i prossimi episodi in anteprima, ma godiamoci assieme questo ammasso di sovietici che moriranno sulle pendici del Caucaso. Avanti, 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 non lasciamogli scampo, dobbiamo cercare di spingere il più possibile proprio su queste pendici, perché voglio liberare queste truppe, mi servono per gestire meglio tutto quello che avviene qua sotto. Anzi, qua utilizziamo questo per respingerli proprio più a nord. Rostov l'abbiamo conquistata molto bene. Adesso, se riusciamo a chiudere questa sacca, avremo un sacco di unità e cercheremo di avanzare il più possibile. I tedeschi stanno subendo delle grosse perdite, ma stiamo riuscendo a gestire la situazione. Allora, abbiamo fondato un sommergibile nemico con i nostri aerei. Qua stiamo iniziando a uccidere un po' di loro convogli, ma adesso arriverà il bello. Adesso arriverà il bello perché la nostra flotta principale, ragazzi, si è fatta viva, è arrivata qua ed è pronta a imporre il proprio volere sulla manica. Allora, avrà una regola di ingaggio comunque bassa, una regola di ingaggio bassa. A queste due navi diamo intercettazione della forza nemica. E aspettiamo di vedere se trovano qualcuno, mentre tu andrai in strike force. Appena riusciamo ad affrontare la flotta inglese, e potrebbe essere che fra un po' la becchiamo, poi mi metto a fare con la Regia Marina direttamente intercettazione dei supplies nemici, e questo secondo me aiuterà a chiudere quest'altra sacca e questo dovrebbe permetterci di aiutare ancora di più i tedeschi. Allora, qua stiamo chiudendo per bene, dai che ne ammazziamo un bel po'. Allora, prima di questa battaglia loro hanno perso 6 milioni di uomini, come Italia 280.000. Voglio vedere alla chiusura della sacca che cosa ne risulterà. Poi loro sono tutti senza supplies, quindi possiamo anche agire in questa maniera qua un po' scorbutica. Sono contento di non aver attaccato l'Iraq, così abbiamo un fronte più compatto contro l'Iran. Quando l'abbiamo completamente circondato, diciamo che sarà abbastanza facile andarlo a sistemare. Questo è solo uno. Per favore, fatelo fuori. Anche questi sono stati eliminati. Circondiamo bene questa parte. Qua abbiamo sia Astrakhan che Rostov. Appena loro sono pronti, ripartiamo con un'offensiva su Stalingrado. Pronto, signore. Dai, fateli fuori tutti, che manca davvero poco. Ok. Battaglia contro di loro. Dunque, c'è proprio la flotta inglese a completo. Per ora non abbiamo perso niente. Vediamo se ce ne sono state altre. Sì, abbiamo già distrutto tre cruiser loro, però praticamente con i nostri aerei in realtà, quindi meglio ancora. Questa è una battaglia che è in corso. Molto bene, molto bene. Oh, guardate qua! Abbiamo distrutto una battleship, due heavy cruiser, un 3 light cruiser, 4 destroyer e vabbè un CAS. Cioè un aereo. Non era un CAS, un aereo basta. Ok, sta andando bene, eh? Sta andando bene. Prima però voglio andare da questa parte. Qua fatemi schiacciare questo così almeno rimane fatto e non lo vediamo più. Allora, mentre qua a sud diciamo che la situazione va bene, vorrei rapidamente sistemare la cosa qua. Allora, facciamo così. Voi tutti qua, tranne voi, Pronto, signore. che vi riassegno qui. Ok, spero che questo non vada a rovinare il trenching, però insomma, Sì, signore. questo è quello che è. Te ti devi sicuramente allargare un attimino. Facciamo da qui a qui. Ti cancello questo e ti do come compito. Prima di attaccare la Russia, che se mi overestendo troppo rischiamo davvero di prenderla in quel posto, però d'altra parte Formazione.
Che voi restate fermi. Cioè qua non do ai verdi nessun piano d'attacco. Appena questi possono, devono partire. Voi non avete niente da fare. Allora, vi utilizzo, diciamo così, per attaccare questi. E poi vi posiziono manualmente. Andiamo a vedere la battaglia navale. Battaglia navale, eccola qua. Oh, allora, ne abbiamo persi. Cacciatorpedinieri. Credo che siano più che altro della flotta francese, a dire la verità. Sì, 15 francesi, quindi in realtà la Regia Marina non ha subito grandi perdite. E abbiamo affondato 3 portaerei inglesi, 2 battleship, un battlecruiser, un po' di aerei e dei convogli. Secondo me loro qua iniziano a essere davvero in difficoltà, eh. Infatti vedete che riusciamo anche a vincere in alcuni attacchi. Oltretutto stiamo utilizzando, se stiamo attaccando noi. Quindi molto bene. Un'altra battaglia qui. Eh sì, ragazzi, la flotta inglese non c'è più. La flotta inglese non c'è più. 107 navi ancora. Non hanno più portaerei. No, hanno una sola portaerea, 8 navi da guerra e 3 incrociatori da battaglia. Però la Regia Marina è devastante. Cioè stiamo davvero distruggendo tutto. Quindi non riusciranno sicuramente a gestire bene la zona qua. E a questo punto noi abbiamo anche il vantaggio aereo, perché la nostra produzione di aerei, quando ho fatto il modello più leggero, è diventata sicuramente più importante. Quindi cerchiamo di sconfiggerli qui, perché io voglio davvero liberare questi tedeschi, perché devono andare a spingere qua. Comunque stanno per riconquistare Varsavia da sud, eh? Quindi la nostra operazione nel Caucaso è stata, direi, fondamentale. Cioè non avremo mai la prova contraria, perché vabbè, magari si sarebbero tirati in piedi da soli, ma dubito. Dubito fortemente. Promozione di un asso. Ma non si può fare che vengono promossi tutti. Cioè devo per forza leggere quello che c'è scritto. Il coraggio del popolo, eccetera. Non mi va. Che avanziamo anche con loro. Quindi diamo attacco totale. Possiamo dare l'attacco totale anche a Messe. Io ho sistemato un attimo qua la situazione. Ho portato loro a difesa della Francia di Vichy. Tanto qua abbiamo abbastanza supplies circa, per non morire troppo di fame. Anche se non è vero. Vabbè. E, teoricamente con le ferrovie miglioreremo un po' la situazione. Un'altra battaglia. Abbiamo affondato in realtà dei convogli belga. Un altro sottomarino loro. No, sembra che non ci siano altre battaglie importanti qua. Ok, niente, un destroyer. Bene, bene, bene. Forza aerea. Adesso io vorrei provare prima o poi a fare questa missione, perché è l'unica che continua a fallire. Devo aver prodotto 300 aerei, cacciatormente schierati, 1100. Cacciatormente in dotazione 176. Devo averne in totale 1547. Il problema non è tanto la produzione, è che quando li usavo, cioè non li usavo, ecco, più che li usavo, non morivano. Invece adesso che i caccia muoiono, questo è un problema. Vai lì, 600 aerei ci possono stare. Te qua non hai uno scopo, vieni qua nella manica a darmi vantaggio. Vediamo che si spostano, perché ho perso il conto di quelli che sono rimasti qua. Tu stai andando via. Allora, qui, qua. Ok, ora dovremmo avere superiorità aerea dove ci interessa. Sostanzialmente un po' ovunque. Perfetto, 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 perfetto. Bene, bene, bene. Allora, vediamo un po' la nostra flotta come è messa. Non abbiamo subito grosse perdite, quindi sono contento. Voi due potete andare a inserirvi qua dentro. Quando qua abbiamo completato, diciamo, gli attacchi, magari facciamo un altro attacco contro di loro. Però vedo che in realtà a livello dei supplies qua li abbiamo... Cioè, abbiamo vinto. Abbiamo sconfitto lo sbarco che c'è stato in Belgio. Cioè, stiamo vincendo, non è che abbiamo vinto, ma insomma... La situazione è abbastanza quella. Allora, vediamo di chiudere questa sacca. Ok, altro petrolio. Un'altra battaglia navale. Ma penso che la flotta inglese in realtà ora sia un
po' ritirata, non ne vedo tanta. E i loro supplies credo che stiano continuando a diminuire, almeno in questa zona qua. Sì, perché i convogli loro sono messi abbastanza male. Benissimo, allora, tecnologia. Vai sempre di raffineria. Se abbiamo abbastanza petrolio per non poterne, non doverne comprare più. Quindi almeno risparmiamo una fabbrica da questa parte. E la gomma in realtà invece ci serve tutta, quindi per ora va bene. Per ora va bene. Qua si stanno attaccando anche loro, perfetto. Dai, chiudete questa sacca. Avanzate! Chiudete questa sacca. Qui fra quanti giorni? Fra un giorno attiviamo Astrakhan. Ecco qua, in realtà, quando loro hanno fatto quell'avanzata alla fine dello scorso episodio è stato abbastanza grave perché mi hanno occupato proprio la ferrovia, e questo un po' è un po' un problema, però teoricamente fra 5 giorni, non fra un giorno, questa zona sarà sistemata. Allora voi vi dovete mettere qua e cercate di congiungervi con gli altri. Ok. Fanteria sicuramente. Fanteria. Perfetto. Benissimo. Vediamo un po' qua come va messe. Messe va bene. Qua perché non ho truppe? Sono... Pronto. Sono ritirate. Pronto, signore. Ecco, conquistiamo questa zona qua, così poi chiudiamo di qui e possiamo anche prendere messe e portarlo su, eh. Qua abbiamo anche un bel po' di supplies, dobbiamo cercare di tenerla bene la zona. Abbiamo distrutto un'altra corazzata inglese, perfetto. Dai, stiamo decimando i convogli e le navi. Altri 3 sottomarini. La flotta inglese, ragazzi, è praticamente andata. Oh, molto bene. 12 sommergibili russi. Perfetto, stiamo avendo un ottimo successo in quella zona. Qua con Astrakhan direi che va tutto bene. Anzi, la ferrovia... Formazione. Andate qua. Cerchiamo di prendere la ferrovia per arrivare a Stalingrado e avere il controllo completo dei supplies. Nuovo programma di industrializzazione. Ah, qua mi dice 7, però non è vero. Guardate, ne abbiamo 18.000. Quindi non siamo messi male. Addirittura potrei aumentare la fanteria presente nelle divisioni, però ora che sto facendo delle avanzate non credo che sia il caso. Mantenimento della specializzazione, che è solo 31 giorni. E in realtà quello che io voglio produrre di più, nonostante costi gomma, sono proprio gli aerei. Vai, aerei. Aerei da tutte le parti. Sì, ecco qua però. Quanti caccia nemici ci sono? Ci sono un po' di caccia inglesi, ma ci sono anche i caccia del Terzo Reich. Perché non proteggono i miei aerei mentre fanno altri tipi di missioni? Stiamo per finire il manpower. Ho da parte un sacco di punti. Allora voglio andare... Qua non c'è uno shortcut per dirgli ok. Dai, via. Ok, vorrei rafforzare lo spirito. Mettiamo un po' questo. Consenso di guerra base più 5%. Ok, 83. Almeno lo portiamo un po' più su in alto. Per fare questo qua delle fabbriche, in vigore la legge mobilitazione totale. Ok, per fare in modo che le donne lavorino in fabbrica e quindi si liberano posti per gli uomini. La flotta inglese, ragazzi, è decimata. Ha
80 navi, su per giù non abbiamo 200. Ora però voglio andare un attimo a controllare qua. Pronto? E perché vi siete ritirati dalla Russia? Quello è il problema. Sono andati via tutti. Allora, uno qua. Qui. Praticamente ho conquistato i territori e sono tornati a casa. Lì. E Stalingrado è inutile perché cadrà. Kiev probabilmente potrebbe ricadere, era già caduta. Questo inizierà quando è pronto, quindi appena questo sale, non penso ci metta troppo a salire perché con tutti gli agenti che ho portato. Ok, trivellazioni migliori. A questo punto, questo qua, velocità di conversione, equipaggiamento, non mi interessa, non è una cosa che stiamo facendo. Da questa parte neanche, non è così importante. Vediamo il radar in Normandia, che raggio d'azione ha. Beh, mi sembra buono. Mi sembra decisamente buono e ci sta aiutando parecchio, eh? Con l'intercettazione degli altri. Andiamo a potenziare la nostra artiglieria, che avrei dovuto farlo ben prima, mi sono dimenticato. Altri convogli che scompaiono in fondo al mare, molto bene. Molto, molto bene. Dai che stiamo per riprendere Bruxelles, ragazzi. Stiamo per riprendere Bruxelles. Rotterdam non si riesce a prendere, ci sono troppe truppe. Troppe truppe. Però vedo che in realtà abbiamo un buon vantaggio qua, eh. Ghent, sono tantissimi loro. Secondo me stanno morendo di fame. O comunque ci vanno vicino. Allora facciamo una cosa per cercare di velocizzare questa fase. Ti tolgo la missione che hai. Ti divido in due. E entrambe queste missioni do attacco ai convogli in maniera tale che non passino convogli nemici in questa zona. Non sono sottomarini, però secondo me metà della mia flotta comunque riesce a resistere. Non sono pronti. Perfetto. Dai che siamo alle porte di Stalingrado. Pronto, signore. Cerchiamo di superare il Volga. Ok, perfetto. Sì, signore. Avanzate. Quali supplies ne abbiamo? Perché ho fatto anche un'altra base navale. Quindi penso che siamo messi abbastanza Formazione. bene. Che attacchiamo in tutte le direzioni. Formazione. Uno di voi qui, l'altro resta qua. Perfetto. Il radar non farmelo vedere che incasina solo. Anche come cas ne abbiamo. Molto bene, molto bene. Allora, vediamo un po'. Dovremmo avere davvero una quantità importante di caccia. Ecco, tutte sti rimasugli vecchi che rompono solo le balle. Abbiamo comunque lo svantaggio. Quanti aerei nemici? 4.000. Sono 4.000 aerei qua. Noi abbiamo solo 1.000. Però se andiamo a vedere i dettagli, io sono molto convinto. Non ne sono sicuro perché non lo so. Eh sì, invece. Guardate. Nell'ultimo mese non abbiamo persi 1.000, loro 3.000. I nostri caccia sono molto più efficaci dei loro. I nostri caccia sono molto più potenti dei loro. Non magari i migliori possibili, ma buoni. E stiamo affondando tutti quanti i convogli. Perfetto. Convogli che scompaiono. Quindi vuol dire che qua avremo vita facile. Avremo vita facile. Andiamo un attimo in Africa. Attaccare. Pronto, signore. Perché Sì, signore. continui a ritirarti?
Cioè lui gli ho dato il compito di attaccare qua, eppure non avanza, non capisco perché. Non capisco perché non avanza, invece sta avanzando in Congo. Non gli ho chiesto di fare questa cosa io. Cioè dovrebbe attaccare da questa parte, invece... O l'offensiva parte da qui, quindi sta aspettando... Sì, la farà partire dal Congo l'offensiva. Cioè fin tanto che non chiude questa zona, che però in realtà non è una cattivissima idea, eh. Se riusciamo a chiudere questa sacca, non è male avere questo come confine. Quindi tutto sommato mi va anche bene. Mi va anche bene. Cerchiamo di congiungerci qua, così teniamo una linea un attimino più degna. Ok. Qui in Iran la situazione è abbastanza statica. Quindi secondo me possiamo anche fermare l'attacco in maniera tale da non perdere troppe truppe. E io in maniera... difensivamente non si è messi per niente male. Dai che siamo alle porte di Stalingrado. Abbiamo completamente preso la ferrovia qui, quindi loro saranno senza supplies mentre noi ne abbiamo in abbondanza. Abbondanza è una parola grossa, ma ne abbiamo un po'. Se riusciamo a prendere Stalingrado cambia totalmente la faccenda, però... Vedo che qua non abbiamo un grosso vantaggio. Ok, abbiamo unificato qua i fronti, perfetto. Allora, ricerca per l'aereo e missilistica non mi interessa tanto. Muro alpino direi di no. Questo è per la polizia africana. Manodopera locale più 5%. Beh, 70 giorni. Infrastruttura ad Alessandria. Conformità 5% in più. 70 giorni. Non è male quello, eh. Divisione alpine. Difesa, organizzazione e capacità delle forze più 2%. Sarebbe il caso di sfruttare un po' anche il ramo aereo, visto che ora ci stiamo puntando tantissimo. Potrebbe essere un'idea. Questo l'abbiamo completato. Qua non ci interessa. Guerra contro gli inglesi la stiamo... già facendo, insomma, non servirebbe effettivamente a niente. Bombardamento navale, attacco sottomarino, efficienza di incursione dei convogli più 5%. Sì, sono tutte cose interessanti, però cioè questa è abbastanza inutile. Città dell'aria ci può aiutare. Mi avete detto in uno dei vostri vecchi commenti di fare questo. Ad ogni esperienza di Ghistor, priorità di generazione asso, penalità operazioni notturne, penalità maltempo. Allora qua effettivamente avremo dei bonus. Dai, facciamo questo. Ok, queste qua sono della Quebec, quindi sono... L'abbiamo fondata con la vittoria Veneto eccetera. Non capisco di che nazione siano. Credo canadesi, sì. È la bandiera che non avevo presente fosse fatta così. Ok, qua loro effettivamente hanno grossi problemi di supplies, quindi col tempo porteremo a casa la vittoria. Col tempo porteremo a casa la vittoria e loro sono sempre a Poznan. I tedeschi qua non sono avanzati, però vedo che cioè, in questa zona polacca non sono riusciti ad avanzare, ma qui nelle pianure delle Ucraine invece stanno andando bene. Prendiamo questa base aerea e puntiamo su Zaporizhia per cortesia. Caduto di Hong Kong. Vediamo un po' come va in Cina, ragazzi. Oh, i giapponesi stanno chiudendo bene tutta quanta la costa. È rimasta solo Macao. È rimasta solo Macao e hanno completamente l'Indonesia. Quindi molto bene. Sembra che gli americani non siano in zona. Cioè qua c'è una flotta, però... Vediamo se abbiamo informazioni. 159 navi. Sembra che la flotta americana abbia subito anche lei delle sconfitte importanti, eh. Stiamo tirando giù convogli su convogli qua nella manica.
È diventata una guerra di logoramento in mare contro gli alleati. Poi c'è la parentesi africana che formazione fa il suo, diciamo così. Cerchiamo di chiudere questo gap, così separiamo proprio le due zone. Io credo che questi sia un po' ridicolo avere tutte queste truppe attorno a solo loro. Quindi se riusciamo a farli fuori, poi è un po' meglio. Qua è riuscito ad avanzare. Grazie. E cerchiamo di chiuderci su questa linea, sostanzialmente. Qua loro iniziano a essere tanti, eh. Però secondo me non hanno proprio supplies. Cioè, mentre io sono messo abbastanza bene, loro no. Loro no. Magari dovrò costruire un altro deposito più avanti, però per ora ci possiamo anche non lamentare. E a livello di costruzioni non abbiamo una linea neanche troppo grossa. Ok, dobbiamo concentrarci su Stalingrado, perché l'avanzata qua si è proprio fermata. Va bene, perché non sono non soddisfatto. Però il problema è che qua io i supplies ce li ho, non li ho in questa zona, mentre da questa parte la situazione è il contrario. Quindi la ferrovia, dobbiamo cercare di prendere Zaporizhia. Pronto, signore. Assolutamente. Avanzate. Dai, 73, 5 giorni. Stiamo andando su Zaporizhia. Altro petrolio. Non dovrei essere più che lo sto comprando. Solo gomma. In realtà non mi serve neanche tutta questa gomma. 18 in meno, quindi via. Perfetto. Promozione di assi. No, cos'è che posso fare? Obbligazioni di guerra. Facciamole subito. Sono queste, giusto? Consenso di guerra meno 5%. Però fabbriche per beni di consumo meno. Quindi tutti più contenti. Cioè, in realtà no. Però abbiamo un supporto di guerra buono. Ok, qua Stalingrado le cose non stanno andando assolutamente bene. Però prima mi concentro su Zaporizhia e poi eventualmente sistemiamo lì. Zaporizhia. Vedete che qua purtroppo ho troppe poche unità. Cioè loro non hanno più unità per zona. Io invece sono messo un po' male da questo punto di vista. Vediamo di far così. Andiamo a modificare questo fronte fino qua. Cioè lascio qua i verdi e basta. Ok, te. Due non finite. Allora, attacco leggero. Poi potremmo andare a potenziare l'organizzazione dei Marines, visto che ne abbiamo davvero tanti. Produzione. Qua c'è qualcosa che manca. Adesso mancano le armi. Non sono mancate fino adesso. Torniamo a fare solo armi che consumano più che altro acciaio. Tanto comunque stanno venendo pronte altre fabbriche. Metteli in coda un po', che non ci fanno male. Non ci sono stati sbarchi o cose che mi sono perso, credo. Qua non siamo ancora riusciti a chiudere il discorso, però credo che qua, cioè, a livello di supply si siano messi non peggio di più. Abbiamo cifrato il Regno Unito. Allora, adesso iniziamo a cifrare loro. Esatto. Esatto. Non so se la cifratura del Regno Unito però ha una scadenza. Cioè, se non uso questa entro un tot se ne va. Non lo dice. Quindi io presumo di no. Presumo di no. Ok, dovremmo aver fatto il primo governo collaborazionista. No.
Perché non è stato fatto? Oltretutto farei pure ripeti. A durata 159. No, lo sta facendo, ok. Previsione eccellente. E lasciamoli lavorare. E poi glielo facciamo pure rifare. Glielo facciamo pure rifare. Allora, qua non abbiamo più il controllo, la supremazia aerea. Poi spostiamo tutti questi a Rostov e andiamo a darci il controllo della zona sopra Stalingrado. Se pigliamo questo tile abbiamo il fiume, che non è affatto male. Poi vorrei conquistare questa città. Sì, signore. Pronto, signore. Qua però è un pochino più difficile. Possibile vincere, ma non è detto. Spedizione, no, tenetevi le vostre truppe. Io ho finito il manpower. Purtroppo dobbiamo cambiare legge. Purtroppo dobbiamo cambiare legge perché sennò non riusciamo a portare a casa nulla. Secondo me possiamo anche fermare un attimo l'offensiva, perché loro sono con pochissimo supplies qua sicuramente. Cioè, in realtà non dice questa cosa. Dice che ne hanno comunque un po'. Però un po' glielo staremo togliendo, no? La flotta non ha subito perdite, quindi va comunque molto bene. Va comunque molto bene. Probabilmente le navi pesanti non sono efficaci, però funzionano. Formazione. Ok. Allora, ti darei carismatico per il recupero delle divisioni. E basta, qua stiamo avendola meglio perché ho portato i bersaglieri che sono molto più forti. Innovazione aerea. Espandiamo la scuola di volo di Roma. Ok, abbiamo ribaltato la situazione e siamo tornati vicino a Stalingrado. Anzi, in realtà, ferma qua. Fermati, fermati. Vabbè, ormai hai vinto. Però... cerchiamo di raggiungere Stalingrado. Avanzate! Formazione! Qua mi attaccano loro, ma appena vinciamo... si va su Stalingrado, ragazzi. 25 marzo del 44, l'offensiva invernale la possiamo considerare chiusa. Quindi l'offensiva invernale in Russia, siamo riusciti a fare anche questa cavolata. Adesso siamo in primavera, abbiamo preso Stalingrado. Dobbiamo prendere questo pezzo di ferrovia e poi abbiamo, diciamo, il completo controllo della zona. Manca proprio Zaporizhia qua. Sì, signore. Prendete Zaporizhia. E non capisco come faccia la ferrovia. Possiamo anche fare, no, un pezzettino in più se manca. Comunque in realtà abbiamo qua una base navale che ci aiuta. Quindi molto bene. Qua siamo riusciti ad avanzare. Non siamo riusciti a prendere questo. Però pronto, dai, riprovateci. Perché oltre ad essere un centro del supplies, invece qua siamo un po' carenti. Ma se lo peghiamo invece non saremo più carenti. Poi lo andiamo a togliere a loro. Cioè, quindi un doppio vantaggio. Allora, qua mi piace il confine che andremo a prendere. Se riusciamo a prendere questa zona non mi dispiacerebbe. Ok. Pronto. Ripiegate. No, qua non riusciamo a farli fuori. Non riusciamo a farli fuori. Allora, questo centro c'è ma non è collegato. L'abbiamo conquistato da poco.
Ok. Secondo me è il caso di fare proprio una ferrovia che segua un po' la linea del fronte, perché in realtà io non voglio avanzare oltre, vi dico la verità. Con te in questa zona, se messi bene, ne potremo fare un altro tipo qui. Però c'è già quello. C'è già quello. Portiamo le ferrovie che ho costruito ora in cima. Facciamo tutte le ferrovie in cima, perché voglio essere sicuro di non aver problemi logistici. Beh, questo qua lo possiamo fare in Trentino. Ok. Altri convogli che scompaiono. Benissimo. La flotta inglese non la vedo proprio più, eh. Non la vedo proprio più. Tanto abbiamo ripreso pure Bruxelles. Abbiamo ripreso pure Bruxelles. Loro qua sono tantissimi. Il fronte tedesco si è fermato. C'è l'avanzata russa in Germania, si è fermata. A questo punto riorganizziamo un attimo le linee di attacco, anche perché non hanno più senso quelle che ci sono. Perfetto. Allora, cancella questa. Formazione. Questa la porti fino in fondo. Tutti voi, so che siete Marines, però per adesso devo tenervi in questa situazione. E cercate di avanzare. Kiev l'hanno appena ripresa i tedeschi, molto bene. Cerchiamo di avanzare in questa direzione qua. Ok. Diamo il play a loro due. Te invece... così. Ok, qua non voglio che però si allunghino troppo, a dire la verità. Voglio liberare un po' di truppe di messe, perché ho bisogno di liberare queste truppe qua. E purtroppo voglio, non riusciamo a conquistare questa zona. Sono davvero tanti. Francia libera. Francia libera. Soprattutto Teheran non è bastato per far capitolare l'Afghanistan. Ecco qua, è successo il casino. Perfetto. Pronto, signore. Allora. Beh, siete un po' troppi così. Facciamo qua. Vi respingiamo, signore. Voi là. Pronto, signore. Per fortuna i bersaglieri sono davvero forti e veloci, quindi ci aiutano abbastanza. Pronto. Ok. Sì, signore. Secondo me qua sono tutti senza supplies. Ci sono delle unità di carri, però potremmo fare qualche piccola sacca con i bersaglieri. Vediamo se riusciamo a prendere Dnieper. Comunque li stiamo chiudendo. Se ci congiungiamo con i tedeschi è un vantaggio incredibile per tutti e due. Si stanno allontanando da Poznan. Sono quasi tornati a Varsavia. Qua abbiamo quasi chiuso la sacca. Boh, vedo in realtà cose molto positive. Va decisamente bene. Sviluppare produzione di alluminio a Stalingrado? Caspita. Eh sì. Vediamo un po' come va a livello di numeri. L'episodio di oggi è durato anche lui troppo, scusate. Allora, con i sovietici abbiamo perso 392.000 uomini. Non sono pochi. L'Unione Sovietica è al 35% di capitolazione. E noi ne abbiamo uccisi quasi 1.000.000. Quindi ci siamo comportati meglio dei tedeschi, che ne hanno persi 8 di milioni di uomini contro l'Unione Sovietica, è assurdo. Gli americani hanno perso già 3 milioni di uomini, 1.700.000 ucciso dai giapponesi e noi 823.000. Pensate che cioè, non abbiamo un fronte con gli Stati Uniti. Comunque la nostra parte, diciamo, ha perso
15 milioni di uomini, loro in totale 20 milioni. Se andiamo a prendere la guerra, diciamo, degli alleati, tra virgolette, quindi senza la Russia, esatto, quindi solo contro gli inglesi, 5 a 11. Se pigliamo quella russa, invece è 13 a 16, che però è un po' un mischione perché... Cioè, per esempio, qua non c'è di fatto il Giappone, quindi non c'è considerato quello che ha fatto il Giappone. Su per giù. Sì, beh, come mischia le guerre non mi piace molto, a dire la verità. Controllo solo una cosa, poi ci salutiamo. 400 giorni per l'Unione Sovietica. E invece come sta andando per l'operazione? 108. 108. Vabbè, colpo di Stato mi sembra un po' impossibile. È molto lunga questa. Contro spionaggio nemico 95%. Cazzarola. E vabbè, però tanto durerà sicuramente ancora tutto il 44, la guerra contro l'Unione Sovietica. Dopodiché possiamo organizzare qualcosa di interessante contro gli inglesi. Ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. GG a tutti.